Signor Presidente, signor Commissario, colleghi, cittadini, come portavoce del Movimento 5 Stelle e membro del gruppo FDD, ho una semplice domanda da porre alla Commissione. Signor Commissario, ma che cos'è veramente il TTIP? Non si tratta di un semplice accordo di libero scambio, del resto i dazi tra l'Europa e gli Stati Uniti sono già molto bassi. Si tratta invece di uno strumento per eliminare le barriere al libero scambio. Queste barriere sono i diritti che i nostri lavoratori hanno acquisito dopo generazioni di lotte, i regolamenti ambientali che limitano l'inquinamento, le regole sulla sicurezza alimentare, quelle stesse regole che ci proteggono dal cibo GM e dalla carne trattata con gli ormoni, le leggi europee che proibiscono i componenti chimici nocivi e infine la nostra privacy, la protezione dei nostri dati personali. Signor Commissario, la Commissione ha ripetuto più volte che il processo di negoziazione è trasparente e aperto. Ancora adesso se ne sta discutendo. Non c'è nessun segreto. Ebbene, signor Commissario, non potrebbe trovarmi più d'accordo. È vero, non c'è nessun segreto. Ma non c'è nessun segreto per i gruppi di lobbisti e per gli avvocati delle grandi multinazionali. Il reale accesso ai documenti è invece impossibile per i cittadini europei, è impossibile per i parlamentari ed è impossibile anche per me, che sono membro della Commissione sul commercio internazionale. Chiedo ancora una volta perché questi documenti sono tenuti segreti. Perché un processo che avrebbe dovuto essere inclusivo fin dal suo inizio sta diventando invece sempre più esclusivo e segreto. Signori, la posta in gioco qui non è solo un accordo economico, ma il concetto stesso di democrazia. E io mi chiedo qual è l'idea di democrazia e inclusione a cui l'Europa vuole arrivare. È forse la stessa idea che ha ispirato la maggior parte dei partiti politici che siedono in questo Parlamento quando hanno rifiutato ogni presidenza e vicepresidenza per i membri del mio gruppo politico, escludendo così più di 10 milioni di cittadini dai ruoli chiavi nel Parlamento? Cari colleghi, per tutti i cittadini europei spero proprio di no. Onorevole Beghin, c'è una blue card per lei, intende rispondere? Allora la parola onorevole Lambsdorff per 30 secondi. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie Presidente, cara collega Beghin. Anch'io sono alla Commissione del Commercio Internazionale come lei, sono lieto di poter collaborare. Come fa a sapere che non abbiamo i documenti? La Commissione non si è ancora riunita. So che il Commissario e gli altri negoziatori hanno messo a disposizione del gruppo di monitoraggio i documenti che le richiede. È d'accordo nel dire che dobbiamo aspettare prima le riunioni, vedere se otteniamo i documenti o no, prima di fare delle valutazioni che lei ha già fatto? Grazie. Deve rispondere. In piedi, per favore. Certo. Beh, io sono qui da circa 15 giorni e ho fatto richiesta di questi documenti che nessuno è riuscito a procurarmi. Io credo che quando si arriva così avanti nelle trattative, che cos'è che dobbiamo ancora aspettare? Che cosa è stato discusso fino adesso? Secondo me sarebbe opportuno che noi sapessimo.